19 giugno 1938. A Parigi, la nazionale italiana, allenata da Vittorio Pozzo, batte l'Ungheria nella finale del campionato del mondo di calcio. Il torneo risente pesantemente del clima di tensione che si respira alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Per l'Italia, imbattuta da oltre 3 anni e campione del mondo in carica, il cammino verso la vittoria del secondo titolo mondiale è una progressione inarrestabile, grazie alla difesa granitica, all'irresistibile contropiede e all'apporto delle nuove stelle Piola e Colaussi. E segnano ancora poco dopo con un tiro imparabile di Colaussi. La squadra italiana è per la seconda volta campione del mondo. Meazza.